Buongiorno, buonasera ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi, video che apriamo parlando di Huawei. Quindi, per parlare di queste cose, ci sta con me il Pala. Ciao, e il Darione. Ciao ragazzi, non c'è Sara perché giustamente è al lavoro a quest'ora. Allora, ragazzi, Huawei, partiamo da questo: si ci leviamo il dente e poi parliamo di quello che sta sconvolgendo la community, inclusa la mia dei sub. Oggi ho passato la giornata a fare discussione sul nuovo ban. Cioè, discussione ovviamente molto costruttiva anche di conseguenza per parlare di Huawei andiamo direttamente su App Gallery. che potete scaricare vi ricordo dal link che vi lascio qui sotto in descrizione anzi nel primo commento così è un po' più semplice non si intassa la roba comunque c'è in realtà il link alla promo diretta ehm, nel, pr nel primo rigo della descrizione se aprite quel link vi manderà in una schermata che potete anche raggiungere da qui se voi premete su promozioni senza awakening vi aprirà questa schermata questa schermata vi permette sia di scaricare App Gallery, se non siete ancora clienti loro o comunque non avete ancora il client, oppure di scaricare direttamente il gioco. Ora, per scaricare direttamente il gioco, ovviamente basta premere su scarica, però se l'avete già, vedete c'è questo aggiorna. Ecco. A volte pare dare qualche problemino quindi per adesso non lo fate. Tanto il gioco come vedete è acceso, funziona. Quindi fate finta la settimana scorsa ci sono stati problemi, dovrebbero essere stati risolti. Però, nel dubbio, è il dubbio. gioco è particolare, Sensei, perché non ha bisogno di essere sempre aggiornato all'ultima versione. Dagli, dagli, Dall'app gallery o anche dal, da <ride> dal Play Store. store. Qualunque store non ha bisogno di essere aggiornato. Infatti, se vi ricordate, nella schermata di login c'è scritto uh, se avete la versione di novembre del 2019 dovete aggiornarla. Quindi vuol dire che una versione di inizio 2020 allora va ancora bene perché si poi si aggiorna internamente e si, si aggiusta. Per cui non è necessario che facciate questo aggiornamento, il gioco vi funziona comunque e siete più tranquilli. è più che altro per sicurezza vostra, eh, perché alla fine alle brutte brutte disinstallate scaricate o la pk o da play store normalmente e poi aprite da qui quindi non vi fate spaventare troppo allora che cosa hanno messo perché comunque questa promo per una volta riesce a farci tornare indietro nel tempo perché sono tornati il, cash è tornato il cashback cosa che ad alcuni può non importare ad altri invece tipo me importa parecchio si parla del 20% che partirà dal 23, quindi da quando vi vedrete questo video al 24 dicembre. Il che ci lascia sperare che il 25 ci sia qualcosa di diverso, forse di più goloso, non lo so, però vedremo. In più c'è un coupon che è uguale a quelli là che vi già, di cui vi avevamo già parlato. lo troverete qui sotto. Infatti, fate qui dove io adesso ci ho ottenuto, lo riscattate e lo usate. Sono stati resettati, quindi in teoria i 300 che sono qui disponibili sono stati resettati e ci sono di nuovo 300, solo che chi l'ha già preso ovviamente non lo può riprendere a alla pacifico. Mm, oltre a questo vi possiamo sempre ricordare che Huawei comunque caccia delle promo anche a sorpresa, nel senso che noi non sempre ci informano per esempio quando... Parte. Di conseguenza, io vi consiglio di tenere molto d'occhio questa schermata qui dal client di promozioni. Cioè, adesso c'è l'albero perché siamo a Natale. Durante il Black Friday c'era quella di Black Friday e cercate se c'è sensei a volte, proprio letteralmente a caso. Durante il mese escono pure dei regalini Tipo che ne so vi regalano i fiori O vi regalano qualche AS Di quelle temporanee Quindi buttate un occhio che non vi costa nulla Poi magari avete giocato anche qualche altro gacha Magari di questi su cui ci sono altre offerte C'è anche top 11 Tipo per chi gioca ai menagerie reali C'è One Punch Man O oh, non lo so Comunque ci sono tanti giochi Quindi chiunque ce li ha può divertirsi qui Per il resto torniamo al gioco Che oggi è uscita o meglio, per quando avevo il video del gioco è uscita la patch, è crashato, sì, ovviamente, ci sta. <ride> e andiamo tanto sulla patch. Allora, la patch di oggi è un po' golosa e un po' uh, criptica. Misteriosa. Esatto, ho usato un termine più figo del tuo! Oh, incredibile, Anche. ho detto criptico. Allora, Temet Summon, Super Cheshion. Fino a qua penso che non avevamo molti dubbi. Ah, problema. problema... Per ora, vabbè, ci sta. Cosa? Però resta esclusiva, non entra subito nel banner, quindi vuol dire che è più tenuta di conto come high meta. Diciamo bello, è effettivamente. Però l'altra problematica che non è, di solito, cioè loro di solito per gli high meta che fanno, fanno le due settimane. Questa volta. Uh, no. Secondo me hanno smesso perché hanno visto che sugli S ci perdono, perché è troppo facile da shardare. Quello è probabile perché in due settimane facendo le 40 al giorno per un S è 100% che lo shardate, quindi potrebbe essere. Un altro caso potrebbe, a me ricorda, presentimento mio, ricorda molto la situazione che ci fu ai tempi con Mew. È troppo forte, è un change meta, non ce lo potete mettere solo una settimana e poi lo allungarono. Secondo no. me è solo una mossa per poi dire: in Rebetti c'è la prima settimana, la seconda l'ha attaccata al tram. L'unica cosa che secondo me può succedere è che piazzino subito un altro carico dal 90 subito dopo, ma questo bando durerà una settimana. Questo, sì, questo è pacifico. Però, allora, Darione, tu che sei Parliamo delle cose serie, il punto 2 è il punto eh. serio di questa... Quello è vero. È vero. Se non voglio darvi notizie della stessa è colpa di Dario, io non c'entro niente. Allora, New Skin, Atena, ho paura a leggere il secondo verso perché potrebbe essere frainteso. Ma o no, era... La, la... la spiaggia. Esatto. Tra l'altro con l'evento dei, dei, ecco, dei giovani... O meglio, eh. aiutate i ai giovani saint Evento esclusivo. che ti pigliavi, Sceglivi uno dei quattro, facevi demissione, alzavi le statistiche. Forse la Madonna. Questo è è? punto qua. Fu... È vero. Donation... Ah, ok, però andiamo prima al punto 3. Reset dei coupon. Ovvero avrete oh. di nuovo il per 2 dei coupon... Buono... Soprattutto in quei giorni... Dove avete il 20% di cashback... Buono... Buono da dire... Il reset è permanente... Quindi. Sì anche... Potete anche aspettare promo diverse... Più buone... 4... Donation event... Ok... Guardate le date... È lungo... È molto lungo... Ok... A, me a questo... meno che abbiano sbagliato... Ecco... E io li volevo arrivare... E a me questo fa un po' troppo strano... A parte che... Basterebbe vedere qui sotto, no, Santori non ci interessi no, sì, in realtà no, l'hanno corretto l'hanno corretto l'hanno sì, ma l'hanno corretto dopo neanche mezz'ora quindi mm -hmm. quella scritta esatto. se l'hanno corretta è tecnicamente giusta allora, aioli a Babbo Natale l'evento aiuta Young Saints secondo me è correlato secondo me è un evento con tanti ricchi premi, però bisogna vedere cosa ci chiederà in campo. esatto, perché allora, cioè Uh, l'evento di per sé potrebbe essere anche una figata perché comprende anche il capodanno, ma comprende 26 giorni. Tantissimo, Tant non abbiamo mai avuto sì, eventi vero, così lunghi. Due settimane fu il massimo, mi sa. Uh, solo il retardo santo era il primo. Vabbè, che non possiamo però... anche non contarlo. Però allora ah. è una cosa carina. Comunque, questa che hanno rilasciato, sperando che l'evento sia buono. Noi per una volta stiamo parlando della. Pace, Prima che venga voi la vedete già uscita. Noi la stiamo vedendo di martedì, perché? perché comunque ci sono due cose di cui bisognerebbe parlare sia prima che dopo, perché così si può parlare sia prima che a posteri. Allora, queste sono pacifiche, ok. Il Legend Dungeon release del 31esimo dungeon. Questa è buonissima perché? Perché ci sono parecchi eventi e ormai la gente comunque li scioglie. Quindi, averne uno in più non è male. Questo poi mi confermate che si resetta se lo finite? Sì. No? sì. Questa vita è infinita. Questo, è è... Oh, Questo sì, ha eh. una vita di miliardi di miliardi, quindi no. è impossibile ucciderlo E quindi non ci sarà più il problema per chi cappava l'evento di fare 15 stanze e non poteva farle perché era morto. Ecco, hanno risolto il problema. Quindi, per una Perché già al trentesimo si resettava, solo che si resettava una volta al giorno. Perfetto, mm. qui mi sono molto più sul pezzo con un aggiornamento che risolve per una, vo una volta per tutte il problema. Quindi oh. ottimo, bravi, si inizia a vedere qualche lavoro serio. Bravi, a voi posso insultarvi e non mi censurerà Dario. Mentre Galactic Duel è qua, è una, il tasto per me perfetto, per molti dolente, ma secondo me perché è un errore di traduzione o un errore di scrittura, non lo so. Chiunque allora. raggiungerà Immortal 3 avrà... Una modalità a tre ban. Ora, ah, partiamo, partiamo dal requisito I, che raggiungeranno in morto al 3, ma in realtà è entrambi i contendenti dovranno essere almeno in morto al 3. Eh sì. mm. Beh, quello sì, ma vale anche, anche per le scritte del doppio ban, dicono esatto. Diamond 3, ma devi essere entrambi Diamond 3. Quindi è una cosa veramente ai livelli alti, dove chi ha dei problemi a schirare tanti senti in realtà probabilmente non ci arriva. Qui Quindi... dipende perché in okay. Mortal 3 Comunque uno del server Appena nato può arrivare in Mortal la 3 la discussione è stata proprio su questo argomento Però un attimo Concentriamoci prima su 3 okay. so, ban mode allora. Siamo sicuri che sia 3 ban mode E non sia il Tra virgolette quadruplo pan che gira sul Cina Eh allora Visto che GT Arcade è un distributore, loro prendono semplicemente la roba che gli fa la Tencent dalla dal, versione cinese. Quindi in Cina hanno introdotto, appunto mi sembra due o tre settimane fa, questo appunto verso penso verso Immortal 3 o comunque giù di lì, che da quel punto lì c'è un tipo doppio ban, il true ban, ma dove ciascun giocatore sceglie due personaggi e sono bannati per tutti e due i giocatori, quindi potete ritrovare fino a quattro personaggi bannati per entrambi i giocatori. C'è cioè, però da dire una cosa, noi non abbiamo uno storico delle patch cinesi, potrebbe esserci stato eh, un tre ban per qualche periodo io qui in Cina dirgli, senza che noi ce ne accorgessimo. Non so se, no, in realtà, se non so se ve lo ricordate, una tri ban mod ci fu per una sola settimana su SEA, mm. che era proprio a tre ban, ma dopo la prima e settimana fu bocciata completamente. Però a tre come, cioè solo per l'avversario. Tre, single, eh, solo tre per singole solo per l'avversario, esatto. Cioè, tu non veni... a te non veniva banato il personaggio, per quello secondo me è un errore di battitura quello o sarebbe... un errore di comunicazione. Allora, quella a tre sarebbe orribile perché non vedremo più giocare Thanatos, Ade e Gitano. Perché... Ma soprattutto, ora che il doppio ban, cioè il doppio ban attuale, quindi mm. che si bannava il personaggio per tutti e due. A me sembra che sia andato molto bene Cioè nel senso è una cosa molto figa Che ha creato una buona Un buon quieto vivere A me non piace il fatto Ah io, te non lo puoi usare ma io sì Esatto no. a me sta Beh. cosa per esempio Mi farebbe incazzare Perché tanto so che 100% Gli avversari banderebbero sempre 3 pg e basta cioè, quindi io spero che sia quella del China in 4 mod, che comunque 4 PG sono tanti da un lato, ma da un altro secondo me sono pochi, perché con tutti i PG che ci hanno usciti fino adesso, se oh. mamma che è italiano che ho tirato fuori, ehm, è giusto aumentare il ban, perché ci sono tanti PG nuovi, se c'era il doppio ban fino a 7 mesi fa che c'erano la metà dei PG, adesso un quadruplo ci sta. Poi, poi spesso vi troverete comunque in realtà con tre personaggi, o a volte anche due se farete scelte uguali. Probabile, tipo io bannerò solo Ade, parla la banna solo June, è capace che ci facciamo gli stessi ban. L'unica cosa è che, allora, questa oggi se ne discuteva, perché proprio questo è uno dei problemi. Nei server giovani, come diceva Dario, può essere un problema, ma soprattutto può essere che venga bannato sempre lo stesso PG. Perché mi facevano notare che nei server tipo E22 viene bannato perennemente Thanos, nonostante sia no, un nel, Ah, anche nel doppio, sì. perché nel singolo, anche da noi, è quasi sì, tra l'80 e il 90% di ban. Sì, ma perché nel doppio bannare Thanatos? Qual è il senso? Tutti che hanno paura che la, il Thanatos è più verde. <ride> ma sono d'accordo, ma il problema <ride> è che non è Thanatos che fa. Cioè, Tantos fa alleggerisce le partite, fa durare di meno. Perché bannare in continuazione tale? Posso capire se tu sei diamante e becchi un leggenda e dici, vabbè, quello ce l'ha dieci volte me. O levo. Non lo sa. so, perché a. Ha... Cioè, nel doppio banner, infatti, da noi non viene più bannato, no, no. perché più o meno tutti. Sì, magari ce ne un po' più debole, però. Lo scontro da Dan non è uno scontro che fa paura a nessuno, tutti lo bannano perché hanno tutti paura di affrontare un Thanatos senza averlo dalla propria parte. Previce, che tra l'altro è quello che è un triplo ban, poi ti porta di nuovo banni tutti. Thanatos perché hai paura che l'avversario te lo ban e tu no, e, e, infatti e quindi là rischierebbero di tornare indietro nel gioco, non avanti. Sì, eh... sì, no, infatti, se è un triplo ban singolo, io probabilmente fa. Bah. Le sto già facendo adesso le tre Infatti, singole. Al giorno, però. Non ne cambia nulla. Però io ho paura di una cosa: vi immaginate sia un triplo doppio ban quindi 6 PG fuori il triplo doppio ban è il problema: è questo il problema per i, per i server giovani perché bannare 6 PG diventa veramente difficile. Eh, poi trovare qualcosa da giocare per chi gioca, ma tu parli di giovani intendi 22, ma io dico il 35, 36, quello che è, sono gli ultimi server aperti lì con 6 ban diventa veramente complicato ah. avere Cioè, ti trovi a combattere livello 50 contro livello 50 di pg mm. io ho notato una cosa che mi hanno fatto notare i sub allora c'è una cosa strana che secondo me è quello che causa il ban di Thanatos il cross server allargato perché noi siamo abituati ad avere tre server però sono abituati eh. ad averne 7-8 praticamente ormai da quello che mi dicono di conseguenza, forse il discorso è tipo: io sono nei 30, becco uno delle 22, becco spesso quello durante il giorno. Allora gli vanno tantos perché comunque lui ce l'ha sempre più grosso del mio. Questo, diciamo, lo posso capire. Sì, però, sì, uh, un, allora, secondo me un triplo ban è eccessivo. Il quadruplo alla china mi piace tantissimo e io spero che questa tipologia porti la gente anche ad approcciarsi al pg che adesso sono stati un po' dimenticati che però noi tipo durante le tier list li mettiamo in buone posizioni l'esempio più verde è sempre shuna cioè shuna di, molti dei nuovi player non solo salgono perché dicono eh vabbè ci sono i controlli s sono meglio sono più forti però e quel però pg sì. eh vabbè eh <ride> Io vorrei far presente che la role in Defense ha fatto vincere tante partite, però vabbè. comunque no, a parte le battute ci sono dei personaggi che possono essere saliti ed essendo questo un gaccia secondo me è anche giusto valorizzare Beh, il numero di PG. Oh, un ban di quel tipo aiuta a parte gli A, ah, ma aiuta anche degli S che non usiamo perché ci sono altri meglio di loro. Eh, faccio un esempio Saga, Doko. Shura. Ah, in un certo senso anche Milo, Sciura. Milo, no, Milo, non diciamo eresie. Che è il prossimo che mi dice Cavallino, come nel gruppo Sab di Pio a Schiaffi. Però, no, in realtà è vero. È... No, Cavallino, no. Perché Vabbè, chi è in un server giovane non ah, ce l'avrà. È vero, questo è giusto. Però, per esempio, potrebbero comunque uscire. Allora, io dico una cosa. Se da un lato è vero che ti limita molto a livello di personaggi, da un altro lato, però, potrebbe dopo la prima settimana dove la gente si lamenterà perché tanto lo fa prescindere, sì. cercare di far aprire la mente alle persone a cercare di fare un po' più di innovazione di comp, tipo adesso iniziare a portare i giochi dell'orsa come si faceva qua, oppure ne so, i virgo, no, di nuovo Shaka normali, ci sono un po' di persone uh, certo, il... che funzionano tu hai questa grossa idea sui controlli A in realtà io penso che i ban verranno tutti su DPS quindi Anche bisognerà io. cercarsi dei sì. DPS secondari da utilizzare però ecco, non... mi hanno detto la stessa cosa posso dire quello che penso? Sì, sì. è una stronzata ce ne sono 120 di DPS SSS SS, stracazzo di S cioè pure che mi mettono un ban per 10 ci avrei DPSS ancora sì ma infatti okay, però dico Quello che verrà bannato Verranno bannati appunto come dicevi Thanatos, Ade Probabilmente Canon Quindi troveremo che ci si giocherà con Pesci Si giocherà magari dopo Con Araia o addirittura Con Sage O addirittura è una cosa divertente A quel punto io che cosa proverò a fare Nelle live dove ci divertiamo Io banno Lune e Araia E mi metto a giocare i Frizz Puoi di... giocare Freeze. Sì. Sì. Cioè, per D. Ci sono de, ovviamente delle comp che adesso girano poco. Perché tutti. Parliamoci chiaro. Portano quei 4 PG in croce che sono un incubo. Cioè, ormai quando ti trovi contro Jun, Ade, O E Thanatos, o qualsivoglia DPS nella stessa comp. Eh. Se poi no. ci aggiungete Atene e Gigano che danno energia a manetta. Eh. Quando finisce una partita, cioè io mi annoio. Quindi sì, Vabbè, eh, mi, cioè, a noi e poi ci parla di portare il frizz che, por che vince al turno 22 però la persona che vede il frizz come mi faceva notare oggi Manuel, ciao, ciao King si rompe i coglioni o te lo metti in auto quitta easy, cioè in realtà quindi il frizz paradossalmente è più veloce di queste comp appena ti frizza tutto il team quello si rompe le palle e sorrenda, easy Siamo eh. avanti <ride> comunque... ah poi c'è una cosa interessante in questo elenco cioè? mm. il punto 8 dov'è? È vero, <ride> ma eh, eh, scusi, signora, si è dimenticata l'otto, poi. Comunque eh, è retroattivo il PV 16-30, perché conta quasi. Con no, lo metterò sempre. Sì. Che... Sì, sì, sì. Ok. New Event, anche of Ora, Scusate, solo. una cosa. Will of Fortune è la ruota della fortuna, sì, sì. quella dove di solito c'è una skin che io non prendo mai. Sì, ma qua ci saranno Tomy. Suppongo. Me Tomy e Shard del personaggio nuovo, sì. perfetto, perfetto. E l'ultima cosa: il Treasure Hunter. Questo è interessante wow. per chi vuol fare Poseidon. Ma quale versione secondo voi è questa? Cioè? deve essere quella che, che ti danno un po' di ticket eh, ne... parliamoci chiaro quella che nella sezione SS avrà i set sia di posizione che diare aveva avrà... Esa... di non so di disposedino sicuro sì eh, sono è sono d'accordo pure ah, secondo me è quella eh, no, la struttura è quella ok Dunque pure secondo fruttura. me è quella no. però domanda rapida tecnicamente eh. aspetta, te... perché dura di meno degli altri eventi 2327. Cioè? 23 no, 27 dura. Sì, 4-5 giorni dura di solito non, non durava, sembra una settimana. No, 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 Ok, mm, allora forse... a posto. E poi vabbè, se lo il Themed event di Shion come sempre per tutti i PG nuovi. Più il training, che, di cui ne parleremo, spero mh, live. Soprattutto perché Rebet, io spero che non sia come immagino. Perché se questo personaggio viene considerato un po' come Fuccano nei ai tempi, Rebet fu bello altino, non fu mm. molto cheap. Hanno smesso di farlo al no? per... speriamo, vediamo, che, vediamo che cosa succede. Prima di chiudere, una piccola ah. cosa. Vai. Esatto, forma. questo vai prego. Allora, qui ci sarà un, cioè un mini spoiler sulla nuova modalità PvP che stanno sviluppando. Allora, praticamente fanno capire che faranno una modalità personalizzabile che potrà essere stile Jamir o modificata. E pare di capire che ci sia sia la versione ufficiale che una roba che i giocatori potranno farsi i tornei personalizzati. La stanno ancora sviluppando, quindi ancora niente è detto. Dice fatevi un po' di hype: per ora non vi promettiamo nulla. però più o meno stiamo lavorando a roba del genere. Se la fanno, e soprattutto come penso proveranno a farla inter-server, inter -server, molto, molto, molto interessante e porterà una ventata un po' di novità. Anche perché ragazzi, ci ne, sul... siamo nei organizzatori finalmente, eh, ma sul questo... server eh, finché non fanno amici tra i server non penso si possa fare. Però io eh, nel ma... frattempo in cam che voi non potete vedere sto facendo 2 2 da una parte, perché? Perché nel Cena c'è la 2v2. Io a questo punto qui, me no, aspetto in questa cosa. Cioè, io la voglio. Ah, a proposito in China c'è una possibilità tra server comunque di fare le cose tra friends sugli amici di line que... l'equivalente eh nostro loro, eh, loro eh. però possono utilizzare app esterne cioè pure da noi dovrebbero fare eh, un ma accordo se, ma, ma se a noi fanno una cosa tipo via facebook funzionerebbe ok via facebook è eh, oddio dare i dati sensibili eh. vabbè oh le possibilità ci sono. No, il è, gioco. Vero, è vero, è vero, giustissimo. Perché comunque già si appoggia a Facebook effettivamente yeah. oppure potrebbero farlo tramite Huawei con gli D un uh, po' boh. boh, più difficile però sì lo ma lo so, il problema è bello. che gli utenti magari io sono con facebook tu se hai login Huawei è complicato devono, ma... devono fare una cosa interna per consigliare sia... in vabbè in ogni caso raga la cosa importante è che hanno capito anche perché ovviamente molti hanno smesso che è ora di svegliarsi quindi ah. qualche indizio ce l'abbiamo qualcosa di buona c'è visto che la domanda che fate di più vi rispondo già adesso, per sto cazzo di SS non si sa quando e non si sa chi dei due è prima, sappiamo chi è perché l'hanno annunciato ufficialmente a settembre, saranno Artemide e Apollo gli SS di quest'anno? No, a giugno addirittura a giugno addirittura quei due saranno, c'era scritto prima Artemide poi Apollo, quindi la teoria vuole che ci sia prima Artemide anche perché siano stati, sono stati già trovati i tempi la sua costellazione e alcune immagini che effettivamente sembrano tornare però pure di Apollo girano alcune cose, non si sa. L'unica cosa che vi posso dire è, come vi hanno detto loro nel video precedente, se volete aspettare, provate, perché tanto non è detto che... Allora, la patch nel China abbiamo capito che esce lunedì, quindi il prossimo lunedì è il 28. Se e qualche spoiler eh, probabilmente l'avranno anche loro quindi, 26-27, presumibilmente qualcosa si saprà. Noi appena sappiamo qualcosa, lo sapete, vi arriva diretta. E infatti, proprio per farvi una un'anteprima, che nemmeno loro hanno visto. A proposito, nel frattempo, voi dite qualcosa? vi faccio vedere una chicca. ah Sì, anch'io ho trovato un'immagine interessante tra l'altro di due nuove skin. Con ecco, il tema è quello che sapere. stavo per far vedere, maledetto. Eh. Ma riesco a batterti eh. una volta? Una? Non vedo tanto, una! Allora, ragazzi, Saori queste sono le skin di Saori e Pandora, sono di una bellezza paurosa. Aspetta, e, ved e vedete il tema, tra l'altro? Sotto no? c'è questo, però, su eccole qua. Oh, ecco. Il tema sono il Sole e la Luna. Eh, sole e Luna non sono mica il Sole Apollo e la Luna Artemide. No, no, sì, ma no. sì, ma non dovrebbe c'entrare con... Ah, eh, oh, eh, qua sì, ci sono sì. i disegni di Sole e Luna, quindi a noi è concesso speculare. L'immagine... No, su giù. Giù, giù. No, è su, su, su. Ah, ecco, volevo dire su, mi pare. C'erano solo i codici di là. Giù, giù. Quella a schermo intero Ah, questa. No. Bellissima. Sì, sì. Ops, ecco. Sì, sì, le skin sono meravigliose, soprattutto Saori. E effettivamente Giulia mi ha fatto notare una cosa, ma non dovrebbe essere assolutamente il caso, però forse un richiametto. L'outfit di Saori mm. è Sasha, per chi non lo sa, è Atena di Next Dimension, perché i mm. capelli corti come lei. Però, vabbè, queste sono cose proprio così. Però Sole oh. e Luna sono palesemente... Dei riferimenti oh, agli SS Ora vediamo cosa accadrà Vediamo chi uscirà Però queste sono le notizie Quindi come vedete se ci sono notizie certe Perché questo è un annuncio Ve le diamo Poi che la speculazione su Sole e Luna congedeteci Perché tanto sono gli dei lo sappiamo tutti Che sono il della, la Dea della Luna e il Dio del Sole e Allora ragazzi Da noi per oggi è tutto Domani troverete il video pool Questa sera ci vediamo in live per testare tutto il Ban shio e roba varia quindi noi ci vediamo in un prossimo video e buona serata! Ciao. Ciao.